Continuiamo a parlare di dazi perché la Cina a sua volta vorrebbe introdurre i dazi sull'importazione del vino europeo e quindi anche dei nostri prodotti. Ce ne parla in questa intervista il presidente di Unioncamere Francesco Bettoni, intervenuto in occasione della manifestazione di vini e formaggi che si è tenuta a Milano nei giorni scorsi. Per noi Marco De Luca. Presidente Bettoni, un'altra bellissima iniziativa per difendere i prodotti tipici. Sì, questo accordo fra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, assieme ai grandi consorzi dei prodotti tipici lombardi, ONAF e ONAF, poi come interlocutori attenti, sensibili e direi professionalmente molto preparati per fare in modo che i prodotti tipici del nostro territorio vengano più diffusi, consumati e conosciuti attraverso la grande ristorazione, attraverso la grande distribuzione o piccola media distribuzione, ma di alta qualità. Ci dobbiamo preparare a questo grande evento che è Expo 2015 e quindi lo possiamo fare meglio, di più e bene, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di quelli che sono i veri interlocutori dell'ospitalità e della qualità dell'ospitalità. Quindi un'iniziativa non fine a se stessa, ma come obiettivo la preparazione all'Expo 2015. Ed intanto vengono fuori numeri che non sono così rosei, soprattutto per quanto riguarda il mercato interno. Sì, la situazione sul mercato interno è difficile, complessa. Abbiamo visto recentemente le statistiche connotare ancora un calo dei consumi preoccupante, 3,5% in meno. Fortunatamente l'export tiene molto, anzi sta crescendo in misura esponenziale. Nel settore dei vini abbiamo un 12% in più rispetto allo scorso anno, nel settore dei formaggi addirittura un 4,4% in più. Il mercato interno va riconquistato ed ecco quindi l'idea di cominciare dai nostri territori a promuovere, a sollecitare, a stimolare la domanda, perché la Lombardia ha 9 milioni e passa di abitanti e riteniamo opportuno che questo tipo di investimento sia oggi importante tanto quanto quello della promozione verso le esportazioni. E intanto per quanto riguarda i vini lombardi ci sono preoccupazioni che arrivano dalla Cina, non soltanto per i vini lombardi, per tutti quelli europei, addirittura si vorrebbero mettere dei dazi. Sì, questa storia dei cinesi che mettono i dazi fa veramente rabbrividire, anche perché in un mercato, in un commercio internazionale globalizzato, dove i cinesi stanno occupando tutti gli spazi del mondo, compreso quelli dell'Unione Europea, il fatto di voler mettere un dumping dei dazi sulle importazioni europee di vino e quindi anche italiane, per controbilanciare iniziative che l'Unione Europea ha fatto giustamente per tutelare la qualità dei nostri prodotti, mi sembra eccessivamente assurdo e comunque fuori un luogo. Mi auguro e spero, ci auguriamo che l'Unione Europea possa velocissimamente far superare alla Cina questo dumping, questo imbarazzo, perché è un mercato che sta crescendo enormemente. Abbiamo visto e stiamo osservando quello che succede ad esempio nel settore del latte, dove le nostre imprese stanno esportando latte sotto forma di UHT in Cina e i cinesi, pensi, non vogliono la traduzione dell'etichetta perché vogliono la garanzia che quel prodotto viene importato dall'Italia e dall'Europa, e qui ci troviamo invece nell'assurdo che si vuole impedire l'importazione o comunque le importazioni dall'Unione Europea. Un assurdo in termini, quando poi c'è un problema che è alla base di tutto e vale a dire la garanzia della qualità dei prodotti, della qualità e della certificazione dei prodotti, cosa che noi lombardi siamo assolutamente fra i primi in Europa e nel mondo, e quindi devo dire la Cina dovrebbe fare attenzione al tipo di manovre che contrappone, perché ne va della garanzia della salute dei cinesi.